Ciao, ben trovati. Oggi voglio portarvi con questo video alla scoperta di un luogo molto affascinante di Bangkok, che è il mercato degli amuleti. Prima di inoltrarmi nei suoi vicoli, volevo dirvi però come raggiungerlo. Come punto di riferimento vi do il Mara Pier, che è appunto il molo di Mahara, di cui ho già parlato in un precedente video. Sto uscendo dal molo di Mara, arrivo nella strada principale. Questa è un'uscita secondaria, ma qui alla mia destra c'è l'uscita, l'ingresso principale di questo molo. Ci troviamo in questa strada. Bene, a questo punto, questa è la strada dove sono arrivato dal molo, quindi arrivati nella strada principale, girate a sinistra, camminate lungo questo marciapiede e in 10 passi si arriva al mercato degli amuleti. Come nasce in Thailandia il culto per gli amuleti? Che cosa sono? Di fatto arrivano dall'India. I primi amuleti erano delle tavolette votive di argilla, di terracotta, che venivano appunto prodotte dai monaci buddhisti, e sembra che producendole trasferissero in questi amuleti dei poteri speciali che portavano fortuna, ricchezza a chiunque ne fosse venuto in possesso. Poi naturalmente quindi si insedia qui questo culto per gli amuleti e si sviluppa, e oggi è diventata una vera e propria mania. Ecco, questo è un primo vicolo che introduce al mercato degli amuleti. Gli amuleti sono principalmente tavolette di terracotta, di argilla, oppure delle medaglie. Adesso ve li farò vedere passeggiando fra le bancarelle, delle medagline che raffigurano scene della vita del Buddha, oppure raffigurano un santo monaco. Ecco, qui vediamo le prime tavolette. Ne prendo in mano una, sono fatte così, sono di vari colori. Vedete quante bancarelle ci sono. Naturalmente i monaci, spesso potete trovare dei monaci buddisti qui che passeggiano, come adesso ce n'è uno davanti a me, che vengono anche loro ad acquistare degli amuleti. Quelli più rappresentati sono queste tavolette. Vedete qui un altro banco. Ecco, ci sono questi personaggi, vedete, con delle lenti, studiano, analizzano questi amuleti, perché cioè, il loro costo varia da pochi baht fino a migliaia di baht, anche 30-40 mila baht, quelli più ricercati dai collezionisti e che sembrano avere dei poteri speciali. Naturalmente qui si vendono anche statue, bronzo, argilla, che sono oramai diventati dei souvenir. Adesso mi porto nell'altro vicolo, che è quello più ricco di bancarelle. Ecco, svolto ancora a sinistra, entro nella parte più grande del mercato. Ecco, poi ci sono le medagline, come vedete. Generalmente riportano l'immagine incisa di un santo monaco. E ci sono delle regole, chiaramente, per indossarlo, per proteggerlo. Quindi non va riposto, non bisogna entrare con l'amuleto in determinate stanze. In alcuni casi non si può fare sesso indossando l'amuleto. Chi li produce è mistero. Ok, sembra che ci siano delle industrie, adesso è diventato anche un business, che producono quantità industriali appunto di
questi amuleti. Ci sono anche dei falsi in giro, naturalmente, solo i veri intenditori sanno riconoscerli. Beh, qui sto uscendo, ritorno nella via principale, qui c'è un piccolo ristorante, ristorantino improvvisato, rientro nella via principale per questo video dal mercato degli amuleti qui a Bangkok è tutto, quindi se venite in città qui ricordatevi di questo affascinante, a tratti surreale, mercato. Siamo a pochi passi, 10 minuti a piedi dal Palazzo Reale, poi potete chiederlo a qualsiasi tassista o conducente di tuk-tuk, Amulet Market, e loro sapranno dove condurvi. Io vi saluto, continuate a seguirmi su yutelandia.it, il primo blog italiano interamente dedicato a Bangkok e alla Thailandia. Seguite i miei video sul canale YouTube, iscrivetevi, ciao, vi aspetto al prossimo video.